al momento della retata del 16 ottobre alle 5 e mezza di mattina siamo stati svegliati da un paio di tedeschi che erano venuti appositamente dalla Germania per portare più ebrei possibile in Germania. Avevano detto che ci portavano a lavorare, ci hanno dato 20 minuti di tempo per preparare valigie, mangiare e tutti gli averi, così si prendevano loro quando arrivavamo ai campi. Io abitavo al terzo piano di questo stabile, al momento di scendere da casa abbiamo camminato per 50 metri, forse pure di meno, dove stavamo salendo sopra il camion. Essendo piccolo, mentre salivano mia madre mi ha passato di dietro a mia zia, al momento di salire mi ha passato. In sostanza questo bambino veniva sempre indietreggiato. Una signora non ebrea ha pensato che se lo portano a fare quel ragazzino ai campi a lavorare, se poi devono un bambino gli darà pure fastidio, trovassero qualcuno qui che glielo lascia. Questo pensiero l'ho captato una sorella di mia madre e gli ha detto a questa signora: signora, se lei ci va a prendermelo il bambino me lo porto via io. Sai, io sono ebrea, non posso avvicinarmi là, sennò farei la fine dei miei. Questa signora ha detto: certo che ci vado, voglio vedere comunque un modo d'anno. Mo ci vado là, io vado a dire. E si è avvicinata a questo tedesco che era di sentinella al camion e insisteva nel dire: è mio figlio, io l'ho lasciato. Ma questo tedesco diceva che non capiva. Sopra il camion c'era un certo Erminio Wallenberger, che era un ebreo di Fiume, e si è affacciato parlando in tedesco e ha detto: guarda che la signora sta dicendo che il figlio è suo, che lo ha lasciato a queste persone, ha lasciato a queste persone, è andato a fare la spesa, dimostra il fatto che ha le borse. Probabilmente abbiamo trovato un tedesco che è più buono degli altri, ha accettato questo scambio e mi hanno dato un braccio a questa donna. E abbiamo fatto la strada a ritroso, mi ha lasciato ai giardinetti di Via Renova, 100 metri da qua, mi ha lasciato giocare con la fontanella, con dei sassi, e lei ha proseguito e è andata via. Sia, mi ha preso e mi ha portato insieme a lei, che poi siamo andati a San Pietro, sotto i portici, dove siamo stati per tutto il giorno. Probabilmente se in quel giorno i miei nonni non fossero riusciti a scappare, io ad oggi non sarei qui.
nel tetto della casa c'erano delle fontane per lavare i panni. Mio nonno mi racconta sempre che loro si nascosero dentro questa fontana. Un tedesco è arrivato, si girò, lo vedette dentro la fontana, però fece finta di niente e andò via. Mio nonno non ha mai voluto raccontare niente, anche per quello che ha vissuto. Poi successivamente, anche la notte, mentre sognava, si risognava le parti successe ai campi di concentramento. La mamma della mia bisnonna ha chiesto alla sorella della mia bisnonna di rimanere a dormire là. Lei ha detto no, non voglio rimanere qua a dormire perché la bambina si sveglia, perché aveva una bambina di pochi mesi e ho paura di disturbare. E allora è tornata a casa sua quella sera. Molto probabilmente se fosse restata a dormire da mia nonna non sarebbe successo niente. Ovviamente la bambina di pochi mesi l'hanno uccisa subito ad Auschwitz. Mi trovo appunto in un'aula importante e spero che tutto questo serva da lezione e che non ricapiti mai più. Tutto ingiusto. E poi sono morte tante persone innocenti, cioè senza che facessero nulla di male, solo perché erano ebraiche. È come se quelle cose, cioè, potevano accadere a me come anche a un altro bambino. Tirare fuori dalle proprie case le persone senza uno scopo ben definito, ecco, perché scegliere, cioè perché gli ebrei? Cosa... Il motivo, ecco, non c'è un motivo. Forse su questo argomento si va sempre un po' velocemente o comunque non si spiega tantissimo. Probabilmente se ne parla poco perché si prova vergogna per questi fatti. Gli ebrei erano parte attiva della società, appunto vedete la menorah, simbolo dell'ebraismo, il Colosseo, possiamo vedere comunque due realtà che si fondevano alla perfezione in un certo senso. Poi nel salire la tragedia. Nel 43 vediamo filo spinato, vediamo pietre con incise nomi dei deportati e per poi, grazie a Dio, con il simbolo della scuola che appunto rappresenta sempre un po' un ritorno. Dopo la crisi ci sta sempre, diciamo, un periodo di pace e ritorniamo appunto a qua, una situazione dove la comunità ebraica di Roma e lo Stato italiano si fondono alla perfezione. Mi chiedo sempre perché a noi. Mio bisbisnonno è stato venduto dal suo barbiere per 5.000 lire. Non è più tornato. Nelle altre scuole credo che sia semplicemente un libro di storia, cioè nel senso che apriamo il libro, leggiamo questa pagina e impariamo la memoria, mentre comunque noi che lo abbiamo vissuto, tra virgolette, comunque ne abbiamo sentito parlare sin dalla nascita, è assolutamente un argomento sensibile. Anche se i testimoni magari non ci saranno più, è importante che noi stessi diventiamo testimoni e che a nostra volta possiamo raccontarlo ai nostri figli e nipoti. Ancora non sono riuscita a capire perché la gente ce l'ha con il nostro popolo, con il popolo ebraico. Per ignoranza principalmente, ed è per cui sono stati sterminati gli ebrei, ma non solo, anche ad esempio rom, zingari, politici. Ci sarà sempre qualcuno che comunque ci vorrà bene, ma anche qualcuno che cercherà di annientarci. Non mi sento minacciato perché faccio parte di una scuola ebraica e ora a Roma c'è una grande comunità e anche si può dire in Italia.
io non mi ricordo mia madre, figuriamoci se mi posso ricordare di questa persona che ha fatto più di mia madre perché mi ha salvato la vita. Per gli ebrei romani il 16 ottobre del 1943 è una data tragica, è la data della morte, della deportazione, della decisione di sterminare un popolo e distruggere una comunità. Ma è anche un'occasione che si rinnova per riflettere, per guardare all'oggi e per lavorare sul domani, saper cogliere quei segnali che allora non fummo pronti a recepire, saper educare i nostri ragazzi a vivere da ebrei e da ebrei italiani e romani in questa città che ci accoglie da oltre 2000 anni. E quindi sempre con speranza e con propositi positivi che guardiamo al passato, non ci sottraiamo dall'obbligo della memoria e soprattutto ci impegniamo per le future generazioni. Pensare che se fossi nata negli anni 30 e nel 38 con le leggi razziali non sarei potuta entrare in questa camera e oggi nel 2018 da ebrea è molto importante che io possa parlare di queste cose liberamente, soprattutto in un'aula registrativa.